Questa mela è davvero notevole. Senti il materiale. Duro come l'acciaio, ma leggerissimo. Vuoi davvero giocare con quel coso? Certo, assolutamente sì. È molto tempo che aspetto di mettere le mani su uno di questi. Ok, mi stai facendo innervosire, Bill. Tranquilla. Non credo di avere i geni giusti per maneggiarla a dovere. Ah, ma Desmond, credi che ce li abbia? Ma che è successo? Stavi curiosando. Gavi al di fuori della partizione, Desmond. Così, dopo che l'animo sta trovato, t'ha rispedito qui. Segue solo gli ordini. Come un programma di verifica. Cerca di mantenere intatto il tuo cervello, ti piaccia o meno. E tu che ci fai qui esattamente? Gioco, imparo, aspetto. In effetti, aspetto molto. Estraggo l'animus come meglio posso. Per te e le tue esplorazioni. Altrimenti potrebbe darti la caccia come un piccolo virus e eliminarti. Beh, il mio angelo custode. Quello non esiste. Sì, io... Grazie. Cara sorella, Masyaf è occupata da una banda di Templari. E il loro obiettivo è chiaro. Vogliono i segreti rinchiusi nella biblioteca di Altair. Segreti che ritengono li condurranno a qualcosa chiamato Grande Tempio. Non so se ciò risponda o meno a verità, ma so che la biblioteca è sigillata. Ne ho veduto le porte. Tuttavia, nessuno può entrare senza le 5 chiavi che Niccolò Polo portò a Costantinopoli quasi 300 anni fa. Devo trovare quelle chiavi, Claudia. I Templari ne hanno già scoperta una, e non so quanto sarà difficile trovare le altre. Solo il tempo, l'abilità e la fortuna potranno dirlo. Veduta magnifica. È un lavoro in corso d'opera. Nessuna città d'Europa può vantare un profilo simile. Ebbene, per essere precisi, quella è l'Europa. Quella è l'Asia. Ah, ci sono confini che neanche gli ottomani possono spostare. Assai pochi. Il vostro accento è italiano, ma non i vostri abiti. Siete in viaggio da tempo? Sì, da molto tempo. Ho lasciato Roma 12 mesi fa in cerca di ispirazione. E quella ricerca mi ha condotto qui. Quando ero fanciullo, mio padre mi narrava storie sulla caduta di Costantinopoli. Intendete dire la conquista di Costantinie? Suppongo che la morale di qualunque storia sia dati all'indole del narratore. Sì, ne convengo. Bene. Costantini è un crogiuolo di ogni sorta di razze e credi. Studenti come me o viaggiatori come voi. Ho tanto di quel lavoro da fare, ma è bello essere a casa. Lavoro? Quando avevo la vostra età, i miei interessi erano per lo più... Salve. Incredibile. Sono sorpreso che abbiate combinato qualcosa. Anche mia madre. È stato un piacere parlare con voi, Effendi. Spero che qui troverete qualcosa di vostro interesse. Confido di sì. Posso esservi d'aiuto, mia signora? Grazie, buon giovane. Istruito e galante. Siete una sorpresa continua. Assai poche, amico mio.
Che Dio vi benedica. Benvenuto, fratello. A meno che la leggenda non menta, tu sei l'uomo che non vedo l'ora di conoscere. Il celebre maestro e mentore Ezio Auditore de La La La. Prego. Scusami, faccio fatica a rammentare quel incomprensibile italiano. Da Firenze, la città in cui sono nato. Ah, sì. Quindi, secondo le vostre usanze, io sarei Yusuf Tazim da Istanbul. Mi piace. Istanbul? Un altro nome per questa città? Evet, il preferito dai locali. Vieni, mentore da Firenze. Facciamoci un giro. Benvenuto nel distretto di Galata. Per molti secoli ha accolto gli orfani provenienti dall'Europa e dall'Asia. Non troverai varietà maggiore in alcun'altra parte della città. Per questo gli assassini ne hanno fatto la loro dimora. Mi piacerebbe vedere dove. Assolutamente. La confraternita è sempre ansiosa di conoscere l'uomo che ha messo a tacere i Borgia. C'è qualcuno in città che non sa che sono qui? Beh, la tua scaramuccia con i templari in Terra Santa non è passata inosservata. Quando mi sono messo in viaggio, la violenza era l'ultimo dei miei pensieri. Cercavo la saggezza, il sapere della biblioteca di Altair. E non hai pensato che era rimasta sigillata per 3 secoli? No, lo immaginavo. Ma non mi sarei mai aspettato che fosse sorvegliata dai Templari. Inquietante, non è vero? 5 anni fa, l'influenza dei Templari qui era minima. Una piccola fazione sognava di rimettere i bizantini sul trono. Ma sono aumentati giorno dopo giorno. E con l'assenza del sultano Bayezid, potrebbero tentare un colpo di mano. Non c'è un erede al trono ottomano? Non solo uno, 2 fratelli in lotta. Succede sempre in queste famiglie reali. Quando il sultano tossisce, i principi sguainano la spada. Fra Templari e Ottomani, immagino avrete parecchio da fare. Ezio, ho a malapena il tempo di lucidare la lama. Fermate quell'uomo! Presto! Incredibile! Altri Templari! Sta pronto! No, no. Guarda. Bisanzia è morta! Quanto te! L'intera città si desta per porgerti il benvenuto. Prima i reggenti e ora i ratti. I soldati ottomani ce l'hanno a morte con quei briganti bizantini. Questo ci dà un po' di tempo. Quanto tempo? Pochissimo. Ti uccidono se solo li guardi storto. Anche se dopo se ne pentono. Commovente. Non è così male in realtà. Per la prima volta da decenni gli assassini possono vantare una forte presenza qui. Non è sempre stato così. Sotto l'imperatore bizantino, gli assassini venivano perseguitati e uccisi sul posto. Ci siamo quasi. Di qua. Thank you.
Mentore, saluta la tua famiglia allargata. Salute a voi, assassini. È un onore trovare amici tanto fidati così lontano da casa. Vedete, fratelli? Il nostro mentore non lesina smancerie davanti ai suoi adepti. Sta tranquillo, non diventerà un'abitudine. Ezio e io siamo stati assaliti poco fa. Voglio che alcuni di voi vadano a perlustrare la zona. Subito! E tu, Ezio? Le tue armi e la tua armatura sono in pessimo stato. Trova del denaro e ripara quello che puoi. C'è un fabbro vicino. È un amico. Buona idea. Cielo beato! Temevamo che il nostro mentore si fosse perso fra i vizi della grande città. Mi accontento dei miei di vizi. Grazie. Dunque, che cosa hai in mente, Ezio? Dimmi di più dei Templari. Li chiamate Bizantini. Tuttavia l'impero bizantino è stato abbattuto 60 anni fa. Questi uomini sono gli ultimi rimasti legati alla causa dell'ultimo imperatore, Costantino XI. Chi li guidi adesso, però, non so dirlo. Capisco. Immagino stia a me scoprirlo. Ezio, dov'è la tua lama uncinata? Lama uncinata? Non la conosci? La porto da quando sono nato. Mostrami come funziona. Pensa alla lama uncinata come un'estensione di te stesso, Ezio. Di qua. Credi che non possa farcela? Non ho neanche sudato. Qui, presto. È un po' troppo vecchio. Guarda e impara, Ezio. Lo chiamiamo aggancio e fuga. Corri verso l'avversario e appena lo raggiungi, usa la lama uncinata per superarlo. Eccellente! Normale lama uncinata ottomana, a due parti, vedi? L'uncino e la lama. Quindi puoi usare l'uno o l'altra. Un progetto elegante. Ti va una sfida più impegnativa? Sta bene, andiamo. Ugh.
stai divertendo? Esatto, lascia che sia la lama uncinata a lavorare. Molto bene. Cerca di fare del tuo meglio. Benvenuto a Costantinia, Ezio, il crocevia del mondo. Molti uomini hanno governato questa città, ma non l'hanno mai soggiogata. Lei li ha sempre respinti. Sembra un bel posto da chiamare casa. Lo è. Vediamo chi scende prima. Sono colpito, Yusuf. Ai confratelli di Roma piacerebbe molto. Onore al merito, come si dice. Yusuf, vieni, presto! Eh? Un attacco su due fronti, Galata e Gran Bazar. Ogni giorno brutte notizie. Hai voglia di tirare un po' di spada? Faccio quello che devo. Ben detto. Ma che sta facendo? Quando è stanco di correre, un assassino deve prendere il volo. Guarda. Esploratore templare. E un altro lì. Sta a vedere. All'assassino! Aiuto! Momento di separarci. Io mi dirigo al bazar. Tu resta qui. La vedi quella torre? Sì. Il covo di Galata? Evet. Non posso essere in due luoghi allo stesso tempo. Ma con te qui non ne ho bisogno. Buona fortuna. Mentore, è un onore. Yusuf è con te? Un attacco in città ha richiesto la sua presenza. Qual è la nostra situazione? Abbiamo respinto l'avanguardia, ma invieranno altre truppe. I vostri uomini sono pronti a un altro scontro? Adesso sì. Difendete quella zona. Mantenete quel punto.
Restate lì. Mantenete il controllo di quel punto. Posizionatevi lì. Posizionatevi lì. Posizionatevi lì. Proteggete quel punto. Restate lì. Prendete quella zona. Mantenete quel punto. Posizionatevi lì. Difendete quella zona. Restate lì. Proteggete quel punto. Posizionatevi lì! Posizionatevi lì! Mantenete il controllo di quel punto. Posizionatevi lì. Tenete quel punto. Lì, colpite. Fate voce se i Templari si riorganizzano. Sarò con Yusuf al covo del Gran Bazar.
Attraversa il Corno d'Oro. Il traghetto è il mezzo più veloce. Ezio! Vieni a conoscere i miei nuovi amici! Fermatelo, presto! Bene, adesso impareranno a rispettare. Grazie a Dio, siete giunto qui, fratello. Fate così, fratello. Siete pazzo, ma in senso buono. Ogni sera per avervi mandato da qui. Che Dio mi salvi. Devo andarmene da qui. Ti batti come se fossi in ritardo per il tuo matrimonio. Sì, di circa 25 anni. Sono arrivato troppo tardi per salvare il covo del bazar. Ma ora che la mia armata è raddoppiata, lo riprenderemo insieme. Di qua! Quando i Templari si impossessano di un distretto, ostentano la loro presenza appendendo stendardi e taglieggiando i mercanti. Tenerli a bada è una battaglia costante. E ci denigrano a ogni vittoria. Piuttosto arditi. Perché il sultano tollera tutto questo? Il sultano Bayezid è assai lontano, Ezio. Sta combattendo contro suo figlio Selim a molte miglia dalla città. È stato via per anni, almeno dall'epoca del terremoto. Forse anche da prima. È cieco a tutto questo disordine. Ma i tuoi occhi sono aperti, vero? Come due lune piene, credimi. Troppi per un ingaggio diretto. Temo che una bomba fumogena non sarà di grande aiuto. Bombe fumogene? Ezio, è ora che voi italiani entriate nel XVI secolo. Queste non oscurano, distraggono. Hai visto? Non resistono. Muoviamoci. Sei pieno di sorprese oggi. Fabbricare esplosivi è una nuova moda. L'abbiamo adottata dai cinesi e la seguiamo con grande passione. Dovrai insegnarmelo. Non dovresti essere tu il mentore, Ezio. Inizio ad avere dei dubbi. Accidenti, chi sta cercando? Tocca a te. Rendimi fiero. Sbrigati, sono quasi arrivati. Questo è uno dei nostri tanti covi, preso dai Templari, come puoi vedere. Da qualche parte tra queste canaglie c'è un capitano Templare. Uccidilo. Sali in cima alla torre e accendi il fuoco di segnalazione. Questo avviserà i Templari che è il momento di tagliare la corda. Bene, tu crea un diversivo. Io li manderò a casa.
Ezio, di qua. Quando i Templari si impossessano di un nostro covo, mettono un capitano al comando. Esplora la zona con cura e potresti notarlo mentre si pavoneggia in giro. Perché fa un... Merda! Me ne vado! Che curioso... Non ci sfuggirai! Possa la fortuna esservi proprio... Più veloce! Lo stiamo perdendo! Eccolo! Sai, a me piace spaventare gli stranieri. Cosa vuoi scritto sulla tomba, capitano? Questa è una battaglia, sono tutti partiti!